Si stringe a ovest il bagliore del giorno, nell'infermeria scivola la luce del crepuscolo, lieve sfiora i letti dei piccoli malati e posa su guance che la febbre arrossa. È l'ora blu delle fiabe e nell'aria è tutto un bisbiglio e un sussurro. Oggi in sogno ero nel paese della cuccagna, me ne stavo seduto sotto un albero e potevo mangiare e mangiare all'infinito. Che cosa hai mangiato? Allora, dolci, salsicce e di tutto. Beh, tutto quello che si mangia nel paese della cuccagna. Ah, dolci. Quanto vorrei del purè di patate. Ed io vorrei un uovo. Un uovo? Tutti noi ne vorremmo uno. È da 10 mesi che non ne mangiamo nessuno. E non ce ne ricordiamo più il sapore. E non ce ne ricordiamo più il sapore. A casa avevamo un melo. Se solo potessi averne un frutto. Se solo potessi avere ciò che a casa lasciavo nel piatto. Non mi piaceva la minestra, la carne e neppure il purè. Ogni passo era un urlo. Ora mamma è malata e papà è morto. E io vorrei tanto del pane raffermo. Una volta mio zio mi ha portato un maialino di marzapane. Quanto mi piaceva la cioccolata. Ma che cioccolata e marzapane! Ah, poter mangiare una volta lenticchie, piselli gialli e fagioli in giuste, grandi porzioni. Sì, e poi ancora tanta verdura, spinaci e cavoli, rape e carote. Me li mangerei volentieri anche crudi. Ascolto inosservata i loro discorsi e mi fa male il cuore. C'è del caffè nero per cenare. Giro l'interruttore. Chiare risplendono le luci a illuminare scarni visi di bimbi, segnati dalla fame e dagli stenti, dalla dura matita della mancanza di alimenti. A voi, vittime innocenti di una violenza cieca, giunga presto difesa e vi liberi da questa palude di putrefazione per portarvi salvezza e guarigione. Possiate essere di nuovo bambini, con il diritto all'amore e alla luce del sole, alla felicità serena d'un'infanzia piena, alle guance tonde e allo sguardo di bagliore, e che possiate mangiare di nuovo a sazietà, voi, poveri bambini di Theresienstadt.